Siamo su un bellissimo treno storico con una locomotiva a vapore alla testa, frutto della grande attività della squadra pittori dell'Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento e della nostra grande collaborazione con Fondazione FS. Ed è il primo viaggio a vapore che si effettuerà sulla linea ferroviaria da Novara a Varallo, con un paio di fermate che comprendono Borgo Sesia e Romagnano Sesia. Fondazione FS ha dato la possibilità di effettuare su questa linea, con la nuova apertura, 9 treni che comprenderanno 4 mesi da maggio fino a settembre. Siamo su una linea particolare perché di fatto è stata riaperta da poco tempo e questo è il primo treno a vapore. L'idea si deve al nostro presidente Ambrogio Mortarino, che ha pensato, per avere questo primo treno offerto da Fondazione quale compenso della nostra attività, di riportare il treno fino a Varallo Sesia da Novara, ovviamente rispettando la tradizione storica, con un treno a vapore. Il treno è veramente strapieno, ci sono i nostri membri della squadra che viaggiano come loro soddisfazione, come premio per l'attività svolta, ci sono i soci dell'associazione, soci di altre attività e altre associazioni, ma soprattutto tantissima gente che da Milano, da Novara e adesso Lungovalle salirà per arrivare in festa e in gioia fino al capolinea di Varallo, che è la nostra meta di arrivo di questo primo treno. Protagonista la 640-143 che per un periodo rimarrà a Milano per effettuare alcuni treni. Il personale si è fatto non in quattro ma in otto per soddisfare le esigenze di tutti. E penso che questo è il primo di una serie di treni che faremo. Insieme a tutti i compagni dell'Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento e soprattutto ai ragazzi per modo di dire, ma comunque tutti della squadra pittori, siamo qua e ci stiamo divertendo. Un bel evento, e ce ne saranno altri, si sta bene. Finalmente i nostri sacrifici sono stati premiati con questa gita. Il gruppo è molto affiatato, l'obiettivo è quello di portare avanti i nostri valori, che sono anche quelli di amicizia fra di noi. Per me è la prima volta sulla linea da Novara a Varallo. Non sono mai riuscito a farla in precedenza quando c'era il servizio regolare di Trenitalia e devo dire che per fortuna, grazie alla Fondazione FS, questa esperienza è ancora più avvalorata dal viaggio sul treno storico. Perché fare il viaggio con loro e su questo treno? Vabbè, innanzitutto ci troviamo di fronte a tanti amici, una grossa qualità, una grande qualità di lavoro. Le cose, quando vengono fatte insieme a loro, vengono fatte bene, vengono fatte perché durino, soprattutto vengono fatte per gli altri. Questa è una cosa che contraddistingue gli amici di Smistamento, noi di Smistamento e gli amici della Fondazione. Su questo treno perché? Perché è la storia del nostro paese. In ogni punto ci sarà sempre un anziano che ti saluta ed è una bella sensazione vedere qualcuno che torna giovane anche solo per un minuto, anche solo per quei pochi secondi mentre noi passiamo, ed è frutto del nostro lavoro.
treno qua è stato bellissimo anche per la partecipazione della gente al di fuori del treno. Il pubblico veramente è molto, molto folto, ci sono molti bambini che rimangono stupefatti al passaggio del treno a vapore. A proposito di bambini, su questi treni qua per chi viaggia si ritorna bambini perché si può stare affacciati al finestrino. È stata una bellissima giornata, ho portato tutta la famiglia, anche amici, siamo in 20, è stato molto bello, un bel treno che rievoca i tempi andati, mio nipotino piccolo ha visto per la prima volta la locomotiva col fumo. Sicuramente è un'esperienza da ripetere nel proseguo dei mesi. Mi sono iscritto da poco all'associazione, pochissimi mesi già siamo sul treno qui tutti assieme per condividere questa giornata stupenda. Ci vuole pochissimo, basta controllare il sito internet milanosmistamento.com con tutte le informazioni richieste per l'associazione e per tutto il calendario dei treni che ci stanno. È stato un grandissimo successo di pubblico, i nostri soci hanno partecipato numerosissimi, è stata proprio una bella giornata.